Un mio amico ha un'intera raccolta delle cartoline che i soldati mandavano dal fronte durante la guerra. Calligrafie studiate e curate, baci ardenti a donnine infuocate. I soldati tenevano quei feticci amorosi sotto il cuscino, mentre le donne desiderate e ripudiate per colpa della guerra aspettavano i loro amanti, sperando che le preghiere potessero salvare le loro vite. I soldati, quei ragazzi generosi che andavano a malincuore a difendere la loro patria, che lasciavano le loro famiglie e che potevano anche morire, erano tutti innamorati. Tutti coloro che vivono vicino alla morte si innamorano. Perché anche l'amore, come la morte, fa paura. E così, non sapendo più che cosa temere, un'entità accompagna l'altra, un'entità scongiura l'altra. Ma è l'amore la più bella eutanasia che esista.